Questa volta il Consiglio dei Ministri finisce prima, non alle 5 del mattino, ma all'una di notte. E ne esce soddisfatto Giuseppe Conte. Ha avuto un atteggiamento e una postura differente dalla volta passata e dagli ultimi giorni. Negli ultimi giorni lui ha voluto rimarcare di essere il capo, di decidere lui, chi non è della squadra sarà cacciato, ma con questo atteggiamento ha ottenuto solo l'irritazione e dei partiti di maggioranza. Bisogna anche comprendere che Conte non è l'esponente di un partito politico, non ha alle spalle un elettorato, non è il classico presidente del Consiglio che è il leader del primo partito della maggioranza. Conte è qualcosa di diverso. Conte è un presidente del Consiglio senza partiti, un po' come se fosse un presidente della Repubblica che non ha dei partiti alle spalle e deve mediare. Quindi lui ha cambiato completamente modo di porsi in questo Consiglio dei Ministri. Si è messo come un mediatore. Ha capito che alzando la voce con Renzi, Conte, l'effetto che provoca è che poi i partiti si impuntano e dicono: allora fai come dico io, perché il capo sono io, che ho gli elettori. E attenzione, Di Maio gli aveva ricordato: guarda che ti abbiamo messo noi, sembra che quasi non te lo ricordi. Quindi Conte ha cancellato tutti gli impegni e ha finito all'una di notte molto soddisfatto. È diventato di nuovo un mediatore. E a tutti ha detto: vi ascolto, prendo appunti, cercheremo di fare una sintesi, ma tutti dovete sapere che sono possibili solo piccole correzioni, i pilastri della manovra non possono cambiare. Poi concorderemo alcuni emendamenti chiave. Quindi un Conte che non ha partecipato alle polemiche, che non ha rimproverato nessuno, che non ha fatto la paternale, che non si è posto come il professore e gli allievi, quello che sa che deve spiegare a quelli che non sanno, e quindi si è messo proprio nel ruolo del mediatore che semmai sopisce le polemiche, le attenua e fa di tutto per smussare gli angoli. Quindi riunione, o chiamatelo Consiglio dei Ministri, comincia alle 11 del mattino, diciamo le riunioni cominciano alle 11 del mattino, dove lui incontra assieme al ministro dell'economia Gualtieri tutti i partiti di maggioranza, che sono quattro: LeU, PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Ma prima di fare questi incontri aveva fatto un faccia a faccia che lui ha definito chiarificatore costruttivo con Luigi Di Maio, una sorta di tregua ritrovata anche in funzione, si dice, anti-Renzi, cioè abbiano cercato una linea comune per arginare il fenomeno Renzi, fenomeno nel senso che Renzi sta giocando la sua partita politica, lui sta facendo tutto per un suo fine politico, non per il paese, non per chissà che cosa, ma il suo progetto politico, che ha proprio parlato alla Leopold: dobbiamo arrivare con un partito a due cifre, cioè superiore al 10%, per poi candidarsi come candidato premier della coalizione di centro-sinistra. Quindi le sta macchinando tutte per riuscire nel suo intento, e c'è da dire che fino adesso gli è riuscito assolutamente tutto. Quindi tra Conte e Di Maio il gelo dei giorni scorsi, dei giorni passati, sembra si sia attenuato, i fili di una dialettica positiva riallacciati. Del resto, ha detto il capo del governo al leader dei 5 Stelle, dobbiamo essere più credibili e meno litigiosi, non solo nei confronti degli italiani, ma anche nel rapporto con Bruxelles, dove ovviamente arrivano anche i nostri contrasti. Quindi Conte ha adottato la tattica dello spezzatino. Parlo prima con un partito, prendo nota, parlo con l'altro, prendo nota, parlo con l'altro ancora e prendo nota, eccetera. E poi, quando ha parlato con il Movimento 5 Stelle, sapete che Di Maio, innervosito per le parole di Conte, chi non è della squadra verrà mandato via, aveva detto: ci sono tre punti che sono imprescindibili. Primo
senza questi 3 punti la manovra non si fa e si va tutti a casa. Quindi una reale minaccia alla tenuta dell'esecutivo. E sembrerebbe che Conte abbia accolto tutti e 3 i punti del Movimento 5 Stelle. Quindi 4 riunioni separate per poi fare una riunione tutti assieme dopo che lui già aveva sentito i problemi, le rimostranze, quindi sente già, fa una pre-riunione separata con tutti per capire poi nella riunione più grande quale sarà lo scontro e per prevenirlo e a dare già delle risposte e non farsi cogliere impreparato. Ed è per questo che Conte per tutta la giornata è stato insieme a Roberto Gualtieri, tutti e due col taccuino in mano, a scrivere e scrivere e scrivere. Naturalmente Conte, non essendo un economista, aveva bisogno del ministro dell'economia per capire e tradurre anche le cose che ascoltava. Un Gualtieri disposto ad assecondare le richieste meno estreme, come quelle sulle partite IVA, per le quali a quanto pare resterà il regime precedente, solo con piccole modifiche e le misure studiate dal MEF saranno sostituite da altre norme che si stanno studiando in queste ore. Sicuramente Conte avrà dovuto avere moltissima pazienza, quindi un esercizio di estrema pazienza durato dalle 11 del mattino all'1 di notte, quindi 14 o 15 ore consecutive. Immaginatevi che stanchezza e che stress, no? 8 riunioni di fila, tutte delicate, politicamente dirompenti, compreso il vertice finale, che era proprio la torta finale. Ma come dicevamo, il dato che emerge più significativo è la nuova sintonia politica ritrovata tra Di Maio e il Premier Conte. Chi ha assistito all'incontro parla di un'intesa che ha i contorni anche dell'amicizia, che non può venir meno nemmeno nei momenti più difficili. Dice: due amici che si parlano con lealtà e schiettezza, una sintesi la trovano, come è successo oggi con le misure volute dai 5 Stelle. E dicono che Di Maio e Conte si siano trovati d'accordo sul punto che la vera minaccia non è né Conte né Di Maio né Zingaretti né Leu, la vera minaccia alla stabilità del governo è Matteo Renzi, che ha appena chiuso la sua Leopolda numero 10 nella vecchia stazione, in un hangar della vecchia stazione ferroviaria di Firenze. E hanno capito che l'asse tra i due, Di Maio, Conte, deve essere solido. E tutti sanno benissimo che nessuno dei due può fare a meno dell'altro. Comunque la riunione cruciale è quella, la prima riunione delle 8 riunioni, quella proprio con Di Maio, il faccia a faccia Conte Di Maio, dove sarebbe nata l'intesa di massima sul carcere agli evasori e sulla necessità di tagliare le commissioni bancarie per quanto riguarda i POS, sia per chi compra sia per chi vende e utilizza il POS. Ovviamente la preghiera rivolta a tutti, sia da Conte che da Gualtieri, è stata quella di non stravolgere l'impianto della legge di bilancio, una richiesta che ha trovato motivi di puntellamento nell'atteggiamento del PD, che ha fatto sponda con Conte. Anche i numeri delle delegazioni hanno registrato dati significativi. Se un accordo di massima è avvenuto di mattina nel faccia a faccia con Di Maio, poi nel pomeriggio Conte ha accolto una super delegazione del Movimento, ben 6 membri, anche a dimostrazione di un feeling rilanciato nonostante le tensioni dei giorni scorsi. Io personalmente credo che tra Di Maio e Conte non ci potranno essere tensioni a tal punto da far cadere il governo. Io lo escluderei che da queste due persone possa arrivare una caduta del governo. Secondo me, l'unica caduta possibile può avvenire per mano del PD, stanco della litigiosità, ma ancora più probabile, questo potrà avvenire quando Renzi avrà consolidato il suo partito con numeri, come dice lui, superiori alle 2 cifre. E allora, secondo me, in primavera potrebbe fare cadere il governo con una qualunque scusa,
una qualunque legge, qualunque cosa per far mancare la fiducia a Conte, che a quel punto dovrebbe dare le dimissioni. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.